Alla razza, amici sportivi Italia 1, ben ritrovati. Giacomo Cicciovaletti con voi, Chris Recalcati e il Truzzo. Eccolo, viva la razza! Ah, visto che lui era poco kitsch, sì. A parte la macchinina, c'è anche Rob Van Damme con il suo costumino. Attenzione! In tinta! Esatto, in tinta con la macchina. Ed eccolo Eddie, la razza Guerrero, con Rob Van Damme! RVD! La macchina continua a rimbalzare, tutti i cartelli per loro! Esplode il pubblico di Corpus Christi, Texas, l'America Bank Center Arena. Ed eccoli, vabbè, abbiamo visto la macchina, abbiamo visto, ok, possiamo partire? Si va a combattere? Arrivano Rob Van Damme, Eddie Guerrero, la razza e il ramarrone. Cosa fa? Toglie le chiavi? Sì, ha paura che qualcuno ho capito. Vada via, poi sai, queste sono macchine che comunque hanno molto mercato, perché ma sai molto, che... Infatti ne ho viste in giro un paio in settimana. Ed eccolo, Eddie la razza e Rob Van Damme, amici veri. Esplode l'arena, la razza! E attenzione, perché loro due in coppia. Parte la sfida contro Chris Mark Jindrak e Luther Reigns, saranno loro gli avversari. Ed eccolo subito Luther. Folla molto molto tranquilla. Neanche un cognato di Luther sta assolutamente. Vedete questi cartelli? Ecco, hanno, sono double face. Da una parte... da un lato c'è scritto una cosa, dall'altra c'è scritto un'altra. E infatti Rob Van Damme viene osannato, Eddie Guerrero viene osannato proprio mentre salgono Luther e Jindrak. Lo picchia con la maglietta, gli tira subito la canottiera. Ed eccolo Luther, Eddie si minacciano, stessa cosa per Jindrak, cuore d'acciaio e Rob Van Damme. Ma aspetta, ma ed guardalo. Eccolo Cieo ci fa e Pagliuca, vale a dire Carlito e Jesus Aguilera. Quello è Pagliuca, te l'ho detto, sì, è identico a Pagliuca, è lui, quindi è Pagliuca. Ed eccolo Carlito, che comunque sia, Carlito ci è o ci fa, ha sempre sta mela in mano. Sempre. Sputa sempre la mela in mano, però c'ha una cintura, Chris. È campione degli Stati Uniti dopo aver battuto il grande John Cena. Pagliuca e Carlito, sul lato ovviamente di Jindrak, cuore d'acciaio e Luther. Ed eccolo Bretellone. Però questi due a bordo ring, Giacomo, fanno un po' paura. Ma no, Van Damme e Eddie Guerrero. Ma chi? Tu dici? Carlito, dici di no? Con la mela in mano. Dici di no? Ma va. E allora attenzione. Si può partire. Si può partire. Vai tu, vado io. Vado io, vado tu, vai tu. Cosa si dicono? Luther. Senti sale. Tutta la folla. Eddie, Eddie. Attenzione però, Carlito va verso Taz. Oh, fa il commentatore, si presenta a Taz. Salve a tutti, io sono il campione. Jesus non Taz, dà la mano. Non dà la mano, Pagliuca non dà la mano. E attenzione perché, eccoli, si parte Rob Van Damme. Subito un clinch al centro del ring da parte di Rob Van Damme su Mark Jindrak che lo chiude però all'angolo. Ancora Rob Van Damme. L'arbitro? L'arbitro sarà il tuo amico, Nick è lui, Patrick, è sempre immagino. Lui, Nick Patrick. Quello conosci e quello c'è. Bravo. Secondo me sei tu che chiami Vince McMahon, dice, mi fai un favore, mettimi. Guardatelo, Carlito, CEO ci fa. Se bagna la vela pure quando sta in telecronaca. E intanto Rob Van Damme subisce i colpi di Jindrak, Irish Whip. Vediamo l'ex della WCW, niente. E il gomito, no, non vola. Grande. Ma vola dopo. Legends Grande Big numero, uno, due, tre, no, due. Carlito, no, fai il massaggio dietro Pagliuca. No, la guardia del corpo, fa la guardia, la guardia del, corpo. Ed eccolo Luther. Carlito, vedete quella catena? Di chi era quella catena? John Cena. E attenzione perché abbiamo sorprese per quanto riguarda John Cena. Rimanete assolutamente in visione, soprattutto le fanciulle, sai che John Cena tutte quelle che ci scrivono che chiedono di John Cena, che vogliono John Cena, hai le tue attività parallele, tu sei sposato, sì, però sì. Poi c'è tutti i giri strani, assolutamente no, come che no, giro no, strano no. Ma dov'è il giro strano? Quando tu devi cuccare una e dici guarda io conosco John Cena, tu fai così, io lo io so. Conosco John Cena, ok, andiamo Eddie Guerrero, vediamo Eddie entrare alla sua maniera nel ring. Eddie Rob Van Damme, grande Rolling Thunder da parte di RVD. Ancora Eddie Guerrero. Eddie Guerrero su Luther. Eddie, e c'è, e c'è. Guarda, muove le spalle come piace a te,
Felipe, viene rovesciata. E dropkick! A terra! Luder a terra, la rassa! Guardate, esplode! Suplex! Siamo ai tre amigos, Chris? Siamo ai tre amigos, però non riesce per l'intervento di Mark Jindrak! Ancora, Luder, non c'è paragone fisicamente tra i due, ma la tecnica, la classe e il cuore di Eddie Guerrero sono ben altra cosa. Attenzione, Coppino. Bravo! Coppino, giustissimo, Coppino. A terra Coppino. Ed eccolo Rey Mysterio. Per tutti gli amanti della lucha libre, i luchadora messicani. Questo è quello che piace di più a tua moglie, vero o no? Chi, Rey? Sì, sì. Barbara impazzisce. Rey, specialmente il bimbo, Luca. Sette mesi guarda Rey. Facciamo tutta la famiglia. Eh sì, salutiamo tutti. Saluti. Pronti? Via, Rey Mysterio, torniamo, dai, torniamo. Perché c'è subito un Eddie Guerrero. C'è subito Rob Van Damme e dall'altra parte Luder e Jindrak, ma attenzione perché Carlito, tenere buono Carlito, non è facile. Ancora Luder, pronto ad entrare, a terra, attenzione a terra, Eddie, ancora Luder, piedone su di lui. E ora prova lo schienamento, Luder, 1-2, niente da fare. No, ancora Eddie Guerrero, cerca di liberarsi, vuole andare, attenzione, vuole andare all'angolo per il cambio con Rob Van Damme, niente da fare, ancora in balia di Jindrak. E di Luder, ora è Jindrak, mossa Chris. Mossa di sottomissione, una headlock alla testa da parte di Jindrak. Su Eddie Guerrero, guarda l'arbitro, intanto Carlito si mangia la mela. E lui dice io sono qua bello e tranquillo. E è già tanto che non sputa, cioè perché... È vero, di solito. Ecco, non hai fatto tempo a dirlo. E subito attenzione, Carlito. Ma guardalo. E Taz ride. Sputa la mela. Ma dai.